Salve a tutti! Con la parte 15 andiamo avanti con il caso numero 3. Controlliamo subito la chiave perché è l'unica cosa che ci interessa. E cosa abbiamo qui? Ah! Perché sento come uno sguardo laser mirato verso di me? Vuoi dargli un'occhiata? Beh, non mi dispiacerebbe. Oh, capisco. Sì, questa è una chiave. Sono sicura che questa chiave serva a qualcosa. Quel qualcosa è ciò che è rilevante per il mio interesse. Buono. Andiamo con Kay. Ehi, Kay. Il rapimento. Sai per caso dove è andato il rapitore? Beh, dopo che ti ha chiuso qui dentro, sembra che sia entrato nella stanza a fianco e ha iniziato a parlare con qualcuno. Mi sento come se avessi sentito qualcosa pure io, ma la mia mente è del tutto annebbiata. Tuttavia, mi ricordo che il rapitore stava parlando con qualcuno. Prima era solo una supposizione, ma adesso credo davvero che ho a che fare con due rapitori. Dopodiché se ne sono andati. Sembrava quasi come se avessero finito con te. Suppongo fosse così, oltre al milione si sono presi anche me come extra. Se ne sono andati nella stanza accanto, vediamo cosa possiamo scoprire attraverso la fessura della porta. E andiamo a vedere. Tanto che si è spostata, grazie mille. Oh, siamo in grado di scrutare la stanza dei rapitori che c'erano lì. Che erano lì. Non mi darò pace fino a quando non ho ispezionato ogni angolo sospetto. E questo è penso quello che sia? Sembra che i rapitori avevano un tunnel di fuga preparato per ogni evenienza. È fantastico! Sembrano come un branco di ladri. No, non lo sono, perché dubito fortemente che abbiano fatto il tunnel tutto da sole. Il pannello del pavimento è stato rimosso e appoggiato contro la trave in modo molto specifico. Che palle ste lunghe frasi. Penso che questo edificio sia stato costruito assieme a un seminterrato in una zona sotterranea. Andiamo via. Andiamo sui logic. Perché è l'unica cosa che possiamo fare. Open floor panel. E la trave. Connessione. Questo gancio su questa trave. Lo sai che ci ho già provato e non c'è nessun modo per raggiungere la finestra usando questo coso. Dai, su, anche tu dovresti ammettere che tutto questo non è possibile. Ah, ma non volevo suggerirlo un'altra volta. Piuttosto, questo è qui per uno scopo ben diverso. Davvero, tipo cosa? Come già visto nella stanza accanto è chiaro che questo serva per mantenere in alto il pannello del pavimento. Il che significa che questo stesso pannello deve esserci anche qui da noi. Oh, capito. Non l'abbiamo notato tutto questo tempo perché era nascosto da questo telo. Bene allora, vediamo di levarlo via e vediamo cosa c'è sotto. Questo sì che si chiama tesoro. Controlliamo. Questo deve essere un altro ingresso segreto. Un seminterrato nascosto. Sento odore di tesoro. Il profumo che desidero sentire è il dolce profumo della libertà. E allora cosa stai aspettando? Muoviti ad aprire quello sportello. D'accordo. Non ce la faccio. Questa cosa è bloccata. No, che pazienza. Ecco, Fiddlesticks. Non so cosa significa. Ho cercato in giro e non mi dà niente. Grazie Google. Usiamo di nuovo il logic. Bene.
Entrata sotterranea. Piccola chiave. È l'unica cosa che possiamo fare. Spero tu sia pronta, ok? Ah, e perché io? Perché abbiamo bisogno di usare la chiave che mi hai preso dalla mano e che hai preso tanto in simpatia. Oh, ho capito. Beh, lascia fare a me. Mi piace la sensazione intensa in cui si sta per scoprire qualcosa di interessante e grosso. Wow. Credo che la sensazione di libertà sarebbe molto più soddisfacente ora. Tutto a posto! La porta segreta è aperta adesso. E ora... Ui! Aspetta! Cosa? Ah! Cosa? No, non... è morto. Stai bene, Kay? Kay? Sto bene. La scala si è spostata del tutto. Ah, grazie al cielo sta bene. Ho appena avuto un infarto. Guarda, se muori un sacco di persone rimarrebbero tristi. Compresa me. Ci sono un sacco di macchinari qua giù. E riguardo un'uscita, c'è qualcosa? È troppo buio e angusto qui. Dubito che ce ne sia una. Opla. Ah, non posso credere che sia successo. Devi solo incolpare te stessa per non aver guardato prima di saltare, lo sai. Ma anche no, voglio dire, come facevo a sapere che la scala era rimovibile? Rimovibile? Armadietti e scala. Connessione. Let's go. Ho trovato il modo di uscire da questa prigione, ok? Oh, quindi come facciamo a uscirne fuori? Sembra che le tue azioni sconsiderate siano state di grande aiuto dopo tutto. Mi stai lodando per caso? È più un ringraziamento per avermi dato questa idea. La scala sotterranea. E allora? Questa scala non è solo per coloro che desiderano andarci giù. Oh, capisco. Quindi se usiamo questo coso... Sì, credo che sia abbastanza lungo da raggiungere la cima di questi armadietti. Beh, cosa stiamo aspettando allora? Va bene, ora possiamo uscire di qui. Yuppie! Sì, abbiamo trascorso troppo tempo qui. Rapitori che mi tenevano in ostaggio, un misterioso agente dell'Interpol. Questo caso sta per avere inizio e sarò io quello a portarlo ad una fine clamorosa. Con stile. 13 marzo, mezzogiorno e 11 del pomeriggio. Come sta scendendo? Io ho visto il culo. Oddio. Va bene, sembra che abbia smesso di piovere. Per ora. Sì, grazie al cielo, tu non hai idea di quanto stava piovendo forte. Mister Edgeworth. Oh, Gamshu. Sono così felice di vedere che siete riusciti a scappare, signore. Ero così stressato che ho pensato che il mio cuore stesse per venire fuori. Spero di no. Detective Gumshoe, se posso chiedere, cos'è quella cosa dietro di te? Beh, quello è... Contiamo! Uno, due, tre. 98, 99. Shifu! Shifu. Ok. Tutti i 99 membri sono qui e si sono autocontatti, signore. Oh, eccolo! Cosa devo pensare di fare facendo contare i miei cuccioli in quel modo? Ogni persona è un essere umano invalutabile, mi spiego. E ognuno ha un nome che gli è stato dato dai propri genitori. Nessuno,
il numero 2 o 3. Tutti, indipendentemente dall'età o dal grado, sono i numeri 1. Mi sono spiegato? Ci fu, ci fu. Yeah! Ok. Tu sei l'agente Lang, ho indovinato. Tu, infedele, come osi affrontare il nostro Shifu così bruscamente? Lang Zi dice: un cucciolo che non rispetta gli altri presto sentirà il morso disciplinare di un anziano. Quindi non dimenticare mai di mostrare il dovuto rispetto nei confronti di un'altra persona. Cina. Non è molto, ma ti prego di accettare la mia carta e non di credito. Oh, grazie. Per favore, accettate il mio come ricambio. Tutti quanti avete visto? Questo è il modo corretto per due persone di mostrare il loro rispetto. Tenetelo bene a mente, andrete molto lontano nella vita, capito? Yeee, viva il nostro Shifu! Ah, vero, Francesca mi aveva avvertito. Qualcosa riguardo ad un agente di Interpol d'élite della Repubblica della Zhengfa. A quanto pare, questo uomo ha il tasso più alto d'arresto nell'organizzazione. Agente Lang, perché un agente dell'Interpol come lei è legato ad un caso domestico come questo? Questo non ti riguarda, mister procuratore. Come no? Ho sentito una voce o due sul tuo conto. Hai risolto un omicidio che si è verificato durante il volo di ritorno a casa di reggente, giusto? Ah, ma ci ho messo troppo tempo, solo per arrestare quella piccola hostess. Che patetico. Come osi dire questa cosa al signor Edgeworth? Stai dicendo che avresti risolto molto più velocemente, amico? Questo comico che saltella attorno al suo padrone. Bel cliché! Guarda, quel che voglio dire è che se io fossi stato lì nessuno sarebbe morto. Cosa? Avrei risolto l'intero caso e l'agente Hicks sarebbe ancora qui con noi oggi. E lo dico pregando. L'agente Lang conosceva la vittima di ieri? L'agente Hackby Hicks? Hicks era come un fratello per me, quindi ora sono qui per prendere la mia vendetta. Contro di te, Mr. Edgeworth. L'agente X stava indagando su un giro di contrabbando con Francisca e un'altra terza persona. Deve essere lui la terza persona di cui lei stava parlando. In questo caso dovresti capire come mi sento, come il rapito, attenzione, si dice rapito perché... Com'è che si chiama? Il signorino Lance è stato rapito. Tanto qui si stanno rincoglionendo, bene. E quando dovrebbe dirsi rapito. Ma riformuliamo la frase. In questo caso dovresti capire come mi sento, come il rapito che è qualcuno che conosco. Almeno questo penso sia la frase da dirsi, poi non me ne frega il significato. Quindi vi chiedo se potete per favore permettermi di partecipare all'investigazione. Questo non è la tua corte dell'Eden, lo sai. Sei nel deserto, Mr. Procuratore, e fuori dalla vostra lega. Sincera ancora, ma perché non ritorni indietro nel tuo caro tribunale ora, bel ragazzuolo? Tu, hai anche il coraggio di prendere in giro la corte. Lo faccio e non ho bisogno dell'aiuto di uno sporco procuratore. E qui ovviamente si riferisce ai suoi vecchi casi, in cui lui ha incriminato prove e ha messo anche prove illegali in tutti i suoi casi, come ha fatto Manfred von Karma. Von Karma. Ricordiamo, si dice von Karma perché è tedesco. Scusa, ma la verità non sarà deformata da gente come te oggi. Ma chi è che usa l'aggettivo sporco per descrivere un procuratore? E perché? Perché sento questo forte ribrezzo emanare da lui? Ok,
ragazzi, buon lavoro sul perimetro intorno al Gatewater. Ora trovatemi il rapitore e portatelo qua da me. Congedatevi, tutti quanti. Siete the best. Sì, signore. Adesso, mister procuratore, tu ti siedi bello qui, bello buono, non causerai alcun problema. Mi sono spiegato? Aspetta, ma anche no. Mister Edgeworth, è passato un po' dall'ultima volta che ho incontrato qualcuno di così sgradevole. E non è Phoenix Wright. Perché tra tutti i luoghi lui si è presentato qui, e completamente di punto in bianco? Suppongo che dovrò chiedere al Detective Gumshoe alcune spiegazioni riguardo a questo tizio. Ed è quello che faremo. Gumshoe. Ottimo lavoro, Detective. Signore, ma allora mi volete bene? Ma anche no. Per perdere le mie tracce e quelle del rapitore, permettere alle mie investigazioni di venire dirottate. Già, buon lavoro, detective. Io, signore. Non vedo l'ora di valutare il tuo prossimo stipendio mensile. Ma il caso non è del tutto perso, signore. Ti dimostrerò quanto uomo io possa essere. Uomo, certo. Devo preparare la pistola ora o più tardi. L'agente Lang. Detective, sei sicuro di aver chiamato aiuto dal distretto? Ma certo, signore. Penso di ricordare il numero del distretto come il palmo della mia mano. Allora tu non te la ricordi, la tua palmo della mano? Ok. Allora perché un agente dell'Interpol si è invece presentato assieme alla sua armata di agenti? Di quello non ne ho proprio idea. 5 minuti dopo che ha fatto la chiamata, quell'uomo lupo si è presentato qui da nulla, signore. L'agente Lenka è definitivamente un ordine del giorno. Ora ve la domanda è, cosa ha fatto dopo? Passo successivo. Mister Edgeworth, mi chiedevo se potevo farle una domanda, signore. Sì, cosa c'è? Chi è? Quella ragazza lì, intendo. Sono l'assistente del signor Edgeworth, Kay Faraday. Cosa? Divertente come nessuno ti abbia nominato mio assistente. Esatto, sono io l'assistente del signor Edgeworth. Io. Ed è stato così da sempre. Scusa, ma ho rubato il tuo ruolo di supporto. Come puoi dire qualcosa di serio con quel sorriso gigante stampato in faccia, amico? Anche se sei una donna. Mister Edgeworth, abbiamo un ladro nelle nostre mani. Lei ha rubato il mio ruolo, signore. La porterò via ottenendo la sua condanna e farò in modo di assicurarmi che lei assista alla sua pena di morte. Oh, dai, sarà divertente, come le sedie musicali. Esistono? È meglio che stai con i piedi per terra, su. Vai! Io non perderò i riflettori contro di te, piccola ragazzina. Ah, è arrabbiato. Kay, cara Kay. Meh, non posso rubare estemporaneamente niente con quel detective intorno. Suppongo che non sia facile quando ci sono tanti membri delle forze dell'ordine nelle vicinanze. Va tutto bene, non che io abbia fretta di rubare chissà cosa. Cos'era? Avete intenzione di rubare qualcosa, sì o no? Abbastanza misteriosa la nostra Kay. Forse dovrei parlarle un altro po'. Il passo successivo. Quindi cosa hai intenzione di fare con l'investigazione riguardo il rapimento? Bella domanda, dal momento che l'agente Lang detiene l'autorità di indagare su questo caso ora, questo rende le cose un po' più complicate. Oh, andiamo, nessuno dovrebbe fermarti, ti darò una mano se vuoi. Ma tu non eri la grande ladra? Non posso credere che la sola partecipare alle mie investigazioni una come te.
Non ti piace ascoltare le persone, non è vero? Non sono una ladra qualunque, io sono la Yatta Garasu. E come ho detto prima, la Yatta Garasu sta cercando qualcosa, qualcosa di molto grosso. E non è il tuo portafoglio! Io direi di fermarsi qui perché siamo già a 20 minuti. E non vorrei andare oltre. Quindi, a noi, Shion, a tutti. E alla prossima parte. Ciao!